No, è inutile che richieda scusa per la voce, perché tanto l'avete capito. Spero che mi assista per i pochi minuti che abbiamo assegnato a me stesso. Io ringrazio davvero il Presidente per aver voluto essere presente alla prima presentazione di questo Atlante geopolitico nato dalla collaborazione tra il nostro istituto e l'ISPI. Questo Atlante lo consideriamo una sorta di coronamento, non vorrei sembrare troppo ambizioso, di una lunghissima storia, veramente plurisecolare, se non plurimillenaria, che ha portato gli esseri umani a cercare di rendere visivamente attraverso carte, mappe e quindi atlanti il mondo che conoscevano e quello che avrebbero voluto conoscere. Il primo Atlante con questo nome, come tutti forse sanno, risale al XVI secolo, alla fine del XVI secolo, nelle Fiandre, venne utilizzato il termine Atlas da Gerardo Mercatore, nato da quelle parti nonostante chiamato così, e aveva il classico Atlante che, punito da Zeus, regge la volta celeste sul frontespizio. Ma insomma risale ai geografi greci la creazione di carte, in primo luogo geografiche, che riflettono il mondo che loro conoscono, lo ecumenè, il mondo abitato, che è, segna in quanto abitato i confini che sono praticabili dagli esseri umani senza essere colpiti da quella punizione divina che toccherà ad Ulisse, che ha superato le colonne d'Ercole. Claudio Tolomeo fu il primo autore appunto di una sorta di Atlante del mondo abitato, mentre gli Atlanti e le carte del nostro tempo risalgono in effetti a questa tradizione soltanto di alcuni secoli fa, del 500, del 600, e poi a partire dall'800-900 arrivano i grandi atlanti dei quali l'Italia diviene uno dei produttori più significativi, con l'Atlante geografico di Agostini e quello internazionale del Touring Club, che sono due opere di sicuro di primaria qualità. E nascono gli atlanti storici, oltre che geografici, gli atlanti stradali, gli atlanti linguistici, gli atlanti celesti, cioè la nozione di atlante finisce per coprire tutta una serie di cose finché si arriva all'atlante che noi abbiamo voluto qui definire come atlante geopolitico, che mette insieme tutte le conoscenze che avevano dato luogo ad atlanti separati a lungo nel passato. La Treccani ha una tradizione nobile di tavole tematiche con le quali già in passato avrebbe potuto costruire un atlante pluridisciplinare. Se uno guarda la grande Treccani, anche opere più recenti, vede che vi sono carte che si riferiscono alle attività industriali, alle attività culturali, alle produzioni agricole, ai flussi migratori. Ecco, tutto questo si ricompone ed è importante essere consapevoli delle ragioni che portano ad un Atlante geopolitico, perché le ragioni in passato di questo desiderio di riprodurre il mondo conosciuto sono state in realtà le più diverse, insomma, ecco, sono state quelle di lavorare meglio, le mappe più a scala piccola per conoscere meglio il territorio su cui si lavorava. E di sicuro, ecco, nel Settecento il Galiani prospettava questo bisogno di conoscenza del territorio per impostare meglio ciò che ci si voleva fare.
Più tardi sarà il desiderio di fare viaggi che non si sarebbero mai fatti, di avere una qualche conoscenza dei luoghi non raggiungibili dipinti come luoghi esotici. È l'inizio del XX secolo, sono i tempi di Gozzano, di Giulio Verne, di Salgari per quanto riguarda noi italiani, con la possibilità di andare ovunque, con le attività umane che diventano senza confini, con le interazioni che determinano ripercussioni in ogni luogo di ciò che accade in ogni altro luogo. Quando una farfalla batte le ali a Tokyo, può determinarsi una tempesta a New York, e così via. Quando si arriva in quel mondo di interdipendenze, allora c'è bisogno di mettere tutto insieme. E nasce l'Atlante geopolitico, che mette insieme più competenze disciplinari. E fatemi concludere notando, non per piaggeria, che nel momento in cui si va alla ricerca della pluralità di competenze sull'insieme del mondo, viene fuori la diplomazia come serbatoio al quale attingere le persone che per cultura personale, per esperienza, riescono ad assommare in sé le conoscenze che servono a dominare l'insieme delle discipline richieste dall'Atlante geopolitico. Fu così naturale per noi rivolgerci all'ISPI e chiedere a Boris Bianchieri, esempio fra i più preclari in questi decenni di diplomatico che sa e che sa capire, di essere il primo direttore di quest'opera. Era in bozze quando Boris Bianchieri ci lasciò, ma l'opera ora siamo lieti nel suo ricordo di averla completata, e ce ne parlerà Giancarlo Aragona.